Intanto buon inizio anno a tutti e buon 2022. Il video che andrete a vedere è veramente incredibile e vi lancio una sfida: 600 mi piace entro le 24 ore, avete capito bene? E ti porterò un mega video di 40 minuti in cui ci saranno tutti i glitch di tutti i regali segreti del Winterfest 2021. Lascia adesso un mi piace, spacca adesso il tasto dei like. Come al solito la sfida è nelle tue e nelle vostre mani. Lascia adesso un like. Beh, e come iniziare al meglio il nuovo anno, il nuovo 2022, se non andando nello shop, tasto supporta un creatore in basso a destra ed inserendo l'unico, solo ed inimitabile codice creatore Gio-X97, tutto maiuscolo, proprio come puoi vedere qui dietro di me ed ancora qui sotto di me. Io ovviamente lo vado a riaggiornare perché veramente è iniziato il nuovo anno. Gio-X97, perfetto, clicchiamo su accetta e adesso siamo pronti a fare tantissime vittorie reali anche in questo 2022. Non puoi minimamente capire quello che ti sto per dire, è incredibile. L'hai capito? Non puoi... Vabbè. Comunque iniziamo il nuovo anno al meglio, perché vi ricordate tutti che è successo un problemino su Fortnite qualche giorno fa? Aggiustiamoci le cuffie, i server non andavano, era tutto crashato. Beh, io me lo ricordo benissimo dato che ero in live. Anzi, mi raccomando, se ancora non sei iscritto, iscriviti al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attiva la campanella delle notifiche, così non ti perdi nessun video e nessuna live alle ore 18. Quindi iscriviti adesso. E beh, mentre ero in live, beh, è crashato tutto. E non solo è crashato tutto, ma se noi andiamo nel Winterfest, quindi nel rifugio incantato di questo magico Natale, che poi Natale è passato, sapete cosa succede? Beh, a me dice che ho dei regali da aprire, ben due, ma poi vado nel Winterfest e i regali sono finiti. Dove cacchiarola sono i miei regali? E beh, mi avete detto tutti che avete lo stesso problema e quindi Fortnite sembra che per farsi scusare abbia messo un po' dei regali segreti, o meglio stia programmando dei regali segreti che sono già stati trovati all'interno dei file di gioco. E quindi beh, tutti noi giocatori di Fortnite, proprio a causa di quel problemino che c'è stato, che è accaduto, potremmo ottenere tantissimi regali segreti. E infatti oggi ti mostrerò un glitch incredibile. Innanzitutto un bel glitch per avere XP, perché non potevamo iniziare l'anno con un glitch dei XP, o meglio non potevamo non iniziare. E dopodiché un glitch che ti permetterà di ottenere tutti i V-Bucks e le skin segrete che Fortnite sta aggiungendo in questo nuovo rifugio del Winterfest. Esatto, perché pare addirittura che tutti i regali che insomma erano in programma sono stati annullati e che quindi hanno dovuto rinnovare tutto e trovare delle soluzioni e trovare anche tantissimi nuovi regali da darci. E probabilmente ce ne darà addirittura di più, perché Fortnite deve anche recuperare i 2, 3, 4 giorni persi, dato che ancora il Winterfest purtroppo non è funzionante. Mi raccomando, fammi sapere qui sotto nei commenti quale regalo vorresti che l'Epic mettesse. Beh, di certo, se mettesse il cavaliere, ecco, vedete, successful logout, successfully, vabbè, come cavolo si dice. Beh, se mi rimettesse il cavaliere nero, diciamo che a me farebbe molto molto piacere. Ed ecco addirittura un tweet dell'Epic Games: i server di gioco sono ritornati online, ok, extra present. Ecco, avete capito, voi potrete ottenere i vostri regali, ma ci saranno degli extra regali per scusarci del disagio. Quindi innanzitutto andiamo a vedere questo super glitch per ottenere XP. Ebbene sì, ci siamo. Prima di tutto devi andare nella mappa in creativa e digitare 8464-4938-4389. Beh, sicuramente ti dirà isola trovata, perché cavolo, il glitch funziona. Pro pit lava. Attenzione, per la prima volta è un glitch per XP dove non c'è qualche mappa degli 1v1, perché non lo so, stiamo solo trovando 1v1 map. Perfetto, lui giustamente... Ma che cavolo di skin? Scusatemi, è uscita questa skin, una skin di un alieno. Boh, bellissima. Loading, perfetto, mi auguro che la mappa si carichi. Anche questo glitch, come d'altronde tutti gli altri, io non li ho mai visti, ragazzi. Quindi sto per reagire per la prima volta con voi. Lo sto vedendo per la prima volta, però mi sono spoilerato solamente una cosa: il numero di XP che dà, e fidatevi di me, è veramente, veramente alto. Quindi, noi entriamo, perfetto, e troviamo subito varie ceste. Intanto ci ho messo di inserire il codice Gio-X97 nello shop, perché quello è importantissimo. Bene, bene, bene. Dove ci troviamo? Sembra un'arena gigante con tutte le armi, tutto il loot messo a terra. Mamma mia, se ci fossi stato io avrei preso tutto e non avrei lasciato niente a nessuno. Ma non è possibile, perché tanto le armi dopo un po' respawnano. Adesso lui con... Ok, si è buttato nella lava. Non so se questo è effettivamente in programma per avere XP, ma non muore. Perché?
che ha il rampino, d'accordo? Quindi voi, una volta entrati in questa mappa, dovete portarvi avanti col rampino. E io già qui muoio perché non sarei capace a teletrasportarmi col rampino. Bene. E poi sta iniziando a buildare. E lì c'è un bersaglio. Non so se c'entra qualcosa. Sì, esatto. Effettivamente c'è un bersaglio con una freccetta messa. E non so, l'ha colpito con una torcia. Non ho capito effettivamente a che serve. Boh, vabbè, dopo aver colpito il bersaglio, fa ritorno alla mappa e non ho capito come cavolo gli ha dato gli XP. Una volta che ha colpito il bersaglio, vediamo, sta prendendo delle frecce, anzi delle torce, le sta lanciando. Lì, e automaticamente si è teletrasportato e ti dà direttamente XP senza che effettivamente tu faccia qualcos'altro. Eh beh, io XP li ho già visti, sono veramente veramente tanti. Guardate un po', già 4000 XP, 5000 XP, vi darà 15000 punti esperienza per ogni volta che fate questo glitch. Quindi è cortissimo, fate il conto, in 10 minuti lo fate magari 3 volte e vi darà 45000 punti esperienza in 10 minuti, che fidati di me sono veramente veramente tanti. Però non è tutto, perché adesso in qualsiasi parte vai nella mappa, qualsiasi azione farai, ti continuerà a dare sempre tantissimi XP gratuiti. Ma detto questo, non è finita, perché ti mostro il codice segreto per ottenere le skin e i V-Bucks nel nuovo aggiornamento del Winterfest. Mi raccomando, io ti ricordo di aspettare l'Epic che mette regali. Questo codice che ti sto per dare è solamente a scopo informativo, io non ho nessuna responsabilità. Lascia un bel like, andiamo. E rieccoci qua su Fortnite. Una volta fatto ciò, dobbiamo selezionare? Eh beh, sicuramente un nostro budino abbonato. Quindi vediamo un po'. Ok, Domino Simo, perfetto. Andiamo su Sussurra e scrivi esattamente questo glitch qui, che tra l'altro è l'unico aggiornato al 2022, quindi Fortnite Winterfest 2021 trattino basso secret rewards, quindi ricompense segrete, due punti, get now trattino basso skin and V-Bucks, due punti, 7 5 6 9 4 3 2 8 5 1 7 9. Una volta fatto ciò, inviate il messaggio, io chiaramente lo vado subito ad eliminare, perché vi ricordo che dovete aspettare i regali nel Winterfest. Ecco qui, come me, che però non me li fa riscattare. Inviate il messaggino, poi andate qui, seleziona modalità di gioco, andate in creativa, quindi non ci dovrete andare dal menu in cui siete, ma dovete andare su seleziona modalità di gioco, creativa, entrate nella tua isola, quindi che è la mappa di default che ognuno di noi ha. Una volta entrati nella mappa, uscite, quindi cliccate abbandona, torna al centro, poi abbandona la modalità creativa, rientrate qui, cliccate su battaglia reale e una volta andati nel Winterfest, nel rifugio confortevole, vi dovrebbero spuntare nuovissimi regalini da ottenere. Mi raccomando, lascia un bel mi piace, questo è un glitch solamente a scopo informativo, condividi il video con tutti i tuoi amici e iscriviti al canale, perché ai 50000 iscritti ci sarà una bella bella sorpresa. Detto ciò, noi ci vediamo nel prossimo video e in live ogni giorno alle ore 18, non mancare. Ciao ciao!